Età degli alberi. Dallo studio della sezione del fusto è possibile ricostruire la sua storia, l'accrescimento nel tempo e i fattori che la influenzano. La particolarità della maggior parte delle piante arboree nei climi temperati, in cui si ha l'alternanza di stagioni calde e stagioni fredde, è quella di formare per ogni stagione vegetativa un anello di accrescimento nella sezione trasversale del fusto. La stagione vegetativa corrisponde ai mesi primaverili ed estivi, periodo in cui l'albero cresce sia in altezza che in larghezza. L'aumento delle dimensioni è determinato dalla produzione di nuovo legno, che a seconda del periodo in cui viene formato assume una diversa colorazione. La parte più chiara rappresenta il legno primaverile o primaticcio, mentre la parte più scura è determinata dal legno tardivo o autunnale. L'arrivo della stagione fredda causa una brusca interruzione dell'attività. L'anno successivo, la nuova crescita avverrà con cellule primaverili, causando un visibile contrasto con il legno tardivo dell'anno precedente, che consente di delineare la crescita annuale. Attraverso il conteggio degli anelli di accrescimento, che si sviluppano di anno in anno nel fusto, è possibile determinare l'età di un albero. Il metodo esatto per il conteggio degli anelli è quello di partire dal centro del tronco e procedere verso l'esterno. Durante il conteggio degli anelli bisogna prestare particolare attenzione ai cosiddetti falsi anelli. I falsi anelli si formano quando, in particolari condizioni, siccità prolungata, attacco di insetti, si verifica una interruzione provvisoria dell'accrescimento, con successiva formazione nello stesso anno vegetativo di due anelli. I falsi anelli si distinguono da quelli veri perché non sono estesi a tutta la sezione trasversale. Il conteggio degli anelli può essere fatto anche in un albero non ancora abbattuto, tramite uno strumento chiamato succhiello di Pressler, attraverso l'estazione di una carota di legno senza che l'albero subisca alcun danno. Se le piante considerate sono delle conifere, per avere una stima attendibile della loro età, in alternativa, si possono contare i palchi dei rami, utili anche a determinare l'età di piante non abbattute.